Nulla si crea, nulla si distrugge, tutto si trasforma, in questo caso anche recupera. L'impianto AISA di San Zeno è infatti tornato ad aprire le sue porte alla cittadinanza, grandi e piccini, per la 3 giorni di zero spreco. Il nostro scopo qual è? Quello di farci conoscere. Diciamo a tutti, vieni e vedi. In modo tale che tutti comprendano che questo, che è un bene pubblico perché i proprietari sono i cittadini, visto che i proprietari di questo impianto, i soci, sono i comuni. Quindi è un bene di tutti e vogliamo che tutti comprendano che è un bene tenuto come deve essere tenuto un bene pubblico, cioè nel miglior modo possibile. 3 giorni di incontri, cucina, visite guidate, musiche, laboratori per diffondere così la cultura della salute e alimentare, l'economia circolare, la corretta gestione delle risorse e la tutela dell'ambiente. Come sempre si è partiti dai più giovani a cui è affidato il futuro del pianeta. Sono azioni che sono azioni semplici, non è che ci voglia chissà che cosa, ci vuole semplicemente un po' di buona volontà, ma importanti per far conoscere da una parte quello che è lo spreco alimentare, cioè il fatto che se io spreco un qualcosa questo diventa un rifiuto, va a finire in un circuito di raccolta stradale, in un cassonetto, innesca tutta una serie di costi e consuma l'ambiente, perché innesca anche tutto un ciclo emissivo, pensate al trasporto, no, di questi rifiuti, che va a determinare una problematica grossa. Dall'altra parte servono per far conoscere queste realtà industriali. Questa è una realtà industriale molto moderna, che si è saputa trasformare, si rifà a quelli che sono gli impianti zero spreco del nord Europa, dove viene messo il recupero di materia e di energia avanti a quello che una volta veniva conosciuto come incenerimento. Cosa cambia? Cambia il concetto fondamentale, perché non si va più a risolvere il problema dello smaltimento dei rifiuti bruciando spazzatura, ma si va recuperando materia e processando gli scarti all'interno della vera e propria economia circolare. 400 i bambini da 4 a 12 anni che hanno partecipato alla Summer School Contatte e Attività, dalla fattoria didattica alla musica e il divertimento con il riciclo in musica. Spazio anche alla cucina e alla salute, ovviamente nell'ottica di zero spreco. Noi stiamo facendo le tagliatelle partendo poi dal grano, la macinatura, la differenziazione dalla farina alla, diciamo, alla crusca, e si sta specificando a cosa serve appunto il recupero anche della crusca in quanto alimento ricco di fibre, quindi utile per il nostro intestino. E loro stanno facendo le tagliatelle poi alla fine di questo percorso con il nostro grano, al grano antico del territorio. Spazio alla cucina, la cucina del recupero in queste giornate zero spreco. Come vedi, oggi hanno tutti la stessa tematica e la tematica è stata a monte studiata ovviamente da parte nostra, e sono i pisci zero spreco. Vuol dire, con pochissimi elementi devono tirare fuori un piatto che è buonissimo. Pensa alla ribollita, pensa alla panzanella, pensa alla scottiglia, sono tutti piatti che venivano fatti recuperando il prodotto che c'era, che era carne o verdura. Oggi loro devono fare un pisci fatto con tutte le verdurine, ma la cosa buona è troppo facile farlo con le carote, con il sedano, no, devono cercare di recuperare anche le loro foglie, usare i baccelli dei legumi, cercare di recuperare tutto e amalgamare tutto insieme, perché farina e acqua ce l'hanno tutti a casa. Occhio all'acqua, perché è una cosa molto importante da non sprecare. Secondo me sono molto bravi, perché i ragazzi già a questa età hanno voglia di imparare, quindi dipende tutto da quello che gli insegniamo noi. Il veicolo, oltre a essere direttamente mio, come vedi che sto organizzando, la forza è proprio nei ragazzi del Vegni, che con le loro conoscenze ovviamente veicolano l'idea di zero spreco ai ragazzi così giovani. Io ad esempio, magari la gente le foglie delle carote le avrebbe buttate, io invece ci ho fatto il pesto con il basilico, anche al posto di pinoli ci ho usato le noci. Poi vabbè, il bello di questo è scoprire il mondo, che non va sprecato nulla, soprattutto ai ragazzi giovani come loro che dovrebbero impararlo. Momenti dedicati anche alla formazione con il seminario Salute, Energia e Ambiente nel recupero dei rifiuti e alla beneficenza con la Charity Dinner a favore di Telethon e dei ragazzi speciali Ollus. A San Zeno torna anche la musica con l'edizione 2019 del Warehouse Decibel Fest. Proseguiamo il percorso, diciamo, di, come dire, conoscenza, contatto con artisti che stanno crescendo, importanti. Quest'anno Ex Otago, Rancore, Cimini,
personaggi che hanno fatto Sanremo, è andata molto bene, tour importanti, quindi averli ad Arezzo in ingresso gratuito nell'ambito del progetto Zero Spreco è una cosa molto molto importante, molto bella. Si potrà sentire i loro ultimi concerti, i loro ultimi show e vivere quest'area, conoscere questo ambiente e il progetto Zero Spreco, che è, diciamo, il contenitore entro il quale poi Warehouse si sviluppa, e quindi avvicinare anche le persone alla sensibilizzazione dei temi ambientali, alla raccolta differenziata, al riciclo e appunto sprecare meno possibile sia energia che risorse. A chiudere la manifestazione, una mattinata interamente dedicata allo sport. Sabato 7 settembre l'impianto di recupero sarà infatti una delle soste dei partecipanti del Bike Beach to Beach, la tre giorni in bici da costa a costa in tre grandi tappe.